Sia lodato Gesù Cristo. È l'ottava domenica per annum. L'albero buono, se è buono, fa sempre frutti buoni. Gesù ha una particolare ripugnanza per la falsità. Egli preferisce il peccatore sincero all'uomo falso. Predilige il pubblicano che si batte il petto rispetto al fariseo che si mette una maschera di bontà. Infatti, il peccato nascosto resta e marcisce, mentre il peccato portato umilmente alla luce dal pentimento è perdonato e si dissolve. Per questo Gesù non perde occasione per invitarci a far luce dentro di noi, ad aprire tutte le pieghe della nostra coscienza alla luce del sole di Dio, in modo che non resti nessuna ombra e nessuno spazio per le tenebre. Questo è il senso dell'insegnamento che oggi ci dà il Signore. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, tira fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Sono parole gravi. Infatti per i farisei e per tantissima gente un'azione è buona se concorda esternamente con la legge di Dio. Per Gesù no, non basta. Per Gesù un'azione è buona soltanto quando esce da un cuore buono. Altrimenti è una finzione, è un'ipocrisia. In altre parole, Gesù fa notare che se non abbiamo un cuore pieno di bontà e di rettitudine, tutto ciò che facciamo porterà il marchio delle nostre cattive intenzioni, anche se esse sono nascoste. Dobbiamo allora continuamente verificare quali sono le intenzioni che ci spingono a fare qualcosa. Se le intenzioni sono buone, saranno buone anche le azioni. Ma se le intenzioni sono cattive, le azioni saranno cattive, anche se davanti agli uomini esse appariranno buone e conformi esternamente alla legge di Dio. Un esempio ci illumina. Visitare gli ammalati, portare una parola buona a chi soffre, soccorrere un anziano nelle necessità, sono azioni buone. Ma possiamo fare tutto questo per esibizione, per strappare apprezzamenti, per ottenere qualcosa che ci interessa. Allora l'azione che appare buona davanti agli uomini, davanti a Dio non lo è, ma è una squallida falsità, e la falsità non ci conduce al regno di Dio. A questo punto ci viene spontaneo chiederci: ma come faccio a sapere se le mie azioni partono da un cuore buono? Risponde Gesù: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dai suoi frutti. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva dai rovi. È l'albero buono che fa frutti buoni. Ma se l'albero è buono, non potrà cambiare frutti con il cambiare delle circostanze. Se io mi accorgo che prendo atteggiamenti buoni soltanto quando qualcuno mi vede, evidentemente non sono una persona buona, ma voglio apparire tale. E questa è una finzione. Se nel fare il bene mi fermo e torno indietro quando trovo una difficoltà o una ingratitudine, allora è chiaro che la mia bontà è porosamente superficiale. Infatti, se credo nel valore del bene, io continuo a farlo anche quando non sono apprezzato, perché l'albero buono fa sempre frutti buoni. Gesù è chiarissimo e la sua parola scuote le acque di un certo perbenismo che si preoccupa di recitare la bontà senza viverla profondamente. Forse questa parola di Gesù ha da dire qualcosa anche a noi. Accettiamola con umiltà, perché è un dono di luce, è un dono che mette luce dentro di noi. Ora possiamo capire meglio il senso dell'avvertimento iniziale di Gesù. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Cioè, noi abbiamo il dovere di sentire la responsabilità gli uni degli altri. Dobbiamo aiutarci scambievolmente, dobbiamo correggerci fraternamente. Questa è un'esigenza che nasce dalla carità. Ma come potremo correggere i fratelli se noi abbiamo nel cuore uno spessore di cattiveria che falsa ogni sguardo sul prossimo?
Infatti molto spesso la cattiveria che leggiamo negli altri è proiezione della cattiveria che abbiamo dentro di noi. Molte interpretazioni maligne che diamo alle azioni dei fratelli sono frutto della nostra mente maligna che vede dovunque il male perché non riesce neppure a pensare il bene. Ed ecco allora la raccomandazione sapiente di Gesù: riempitevi di luce, diventate buoni veramente e troverete il modo giusto per aiutare i vostri fratelli. Ancora Gesù: come puoi dire al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Gesù non perde occasione per metterci in guardia dal rischio dell'ipocrisia. Dio infatti ama la verità e vuole insegnarci a vivere nella verità sempre, anche quando la verità è scomoda, anche quando ci fa soffrire. Sì, siamo ipocriti quando mettiamo tanto zelo nel correggere i difetti degli altri, mentre poi siamo tanto accondiscendenti con i nostri. Infatti, se veramente soffriamo alla presenza del peccato di un fratello, perché non dimostriamo altrettanta sofferenza davanti ai nostri peccati e soprattutto perché non ci impegniamo a correggerli? Quando avremo fatto questo cammino sincero ed esigente di conversione personale, allora saremo miti e umili, talmente miti e umili da essere capaci di dare la mano al fratello che cade e noi invece lo dobbiamo aiutare a rialzarsi senza farlo soffrire a causa della nostra arroganza. Papa Giovanni XXIII, con la sua consueta semplicità e sapienza, fece notare che molta gente, anche recitando il Confitor, amerebbe battere il petto degli altri e gridare con soddisfazione per sua colpa, per sua colpa, per sua grandissima colpa. No, non è così. Non è così che si progredisce nel bene. Non è così che si possono aiutare i fratelli. La correzione fraterna è possibile soltanto in un contesto di grande amore alla verità e in un clima di vera e autentica umiltà. Infatti soltanto l'umile sa correggere il fratello con la dolcezza di Dio. Soltanto l'umile sa correggere senza mortificare. Leggendo il giornale dell'anima di Papa Giovanni XXIII si resta sorpresi davanti a pagine severe in cui egli esamina la propria vita, i propri pensieri, le più segrete intenzioni del suo cuore. Egli non perde occasione per mettersi in discussione e più volte annota nel suo diario: non mi costa fatica dichiarare che io sono niente e non valgo niente. Papa Giovanni XXIII aveva davvero messo l'orgoglio sotto i piedi. Per questo egli era mite e sereno, buono e compassionevole veramente con il suo prossimo. Nel suo testamento spirituale arriva a scrivere: chiedo perdono a coloro che avessi inconsciamente offeso. Sento di non aver nulla da perdonare a chi che sia, perché in quanti mi conobbero ed ebbero rapporti con me, mi avessero anche offeso, disprezzato, ottenuto giustamente del resto in disistima o mi fossero stati motivo di afflizione, io non riconosco che dei fratelli e dei benefattori a cui sono grato e per cui prego e pregherò sempre. Così sono i santi, severi con se stessi, perché a se stessi si può parlare con severità, ma indulgenti con il prossimo, perché il prossimo può accettare una nostra correzione soltanto se sente che parte da un cuore buono, pieno di carità, pieno di bontà. Non dimentichiamo, noi siamo un vetro e dobbiamo lasciar passare la luce di Dio. Se il vetro si sporca, la si vede soltanto lo sporco e non passa più la luce dell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.